Oggi siamo nel XXI secolo, per cui lo sviluppo tecnologico è ottimo e lo utilizziamo. La ragione fondamentale è che ho molti miei amici e conoscenti che mi pensano, per cui che ci incontriamo molto spesso e adesso a causa del coronavirus è difficile incontrarci, ci sono dei problemi, per cui molti mi hanno chiesto di incontrarmi sul web e anche io ho pensato che sarebbe stato buono, per cui è ottima questa cosa, per cui il testo che dovrei spiegare è la collana preziosa dei consigli per il re di Nagarjuna, che non è solo famoso nella storia, ma perché è quello che lui ha scritto, come i sei trattati del ragionamento, eccetera, che per noi sono uno studio fondamentale che moltissimi altri grandissimi studiosi hanno composto dei commentari incredibili, per cui è veramente prezioso per quello che lui ha spiegato e ci ha lasciato. Uno di questi scritti è la collana preziosa dei consigli per il re. Gli volevo spiegare due dei capitoli dei cinque, il primo e il quarto, per cui prima ci sono i 16 Dharma per ottenere gli stati elevati e domani, alla fine, gli insegnamenti della preziosa ghirlanda del quarto capitolo che riguardano la pratica di Bodhicitta, per cui domani parlerò di Bodhicitta e della mente dell'illuminazione. Allora, per prima cosa voglio tutti noi, fino ai più piccoli insetti, vogliamo essere felici e non vogliamo soffrire. Per cui non c'è bisogno di spiegare delle ragioni per questo, per il fatto che vogliamo essere felici e non vogliamo soffrire. Per cui questo desiderio di essere felici e di non voler soffrire è in relazione al corpo e alla mente, per cui le sensazioni hanno due aspetti, quelle fisiche e quelle mentali. Oggigiorno, con questo grande sviluppo tecnologico, è tutto indirizzato al corpo, al fisico, all'ottenere la felicità e non soffrire fisicamente, ma non è sufficiente. È ovvio che non è sufficiente. È ovvio che ci sono moltissime persone che hanno tutto fisicamente, fama, eccetera, ma hanno una mente molto disturbata e soffrono parecchio. Per cui noi del XXI secolo lo sviluppo tecnologico di sicuro è indispensabile per il corpo, ma solo quello
non è sufficiente. Per cui a questo punto è importante sviluppare una nuova consapevolezza per quanto riguarda la felicità e la sofferenza, non dal punto di vista religioso, ma il fatto che con una mente disturbata, piena di speranze, aspettative e concettualizzazioni, soffriamo. Per cui dal punto di vista della mente, del modo di pensare, dobbiamo avere qualcosa che ci diminuisce, ci fa diminuire l'esperienza della sofferenza e aumentare la sofferenza della felicità. Per cui solamente con lo sviluppo tecnologico esterno la felicità non si sviluppa, questo è molto chiaro. Per cui io lo dico sempre, il primo livello è del mio pensiero è che io sono una persona sola in un mondo di 7 miliardi di esseri umani e penso che sarebbe veramente importante fare qualcosa affinché la sofferenza mentale possa diminuire. E infatti anche la comunità scientifica è sempre più interessata all'aspetto mentale, per cui la modalità della mente e del pensiero nella cultura indiana antica è veramente le spiegazioni più profonde che riguardano la scienza della mente vengono da lì. Erano già presenti 3.000 anni fa. Hanno sviluppato questo interesse e poi piano piano l'hanno sviluppato finché non è arrivato il Buddha Bhagavan che ha insegnato il buddismo e in India il sistema della non violenza, della Ahimsa che si basa sulla compassione universale era qualcosa che era presente già 3.000 anni fa, questo modo di pensare e anche lo sviluppo della capacità della concentrazione, del calmo dimorare e della meditazione analitica e lo sviluppo della saggezza erano già presenti già 3.000 anni fa in India. Anche se oggigiorno in India questo sistema si è un po' stato quasi dimenticato, per cui gli stati di mente confusi e di sofferenza devono essere affrontati con una comprensione della scienza della mente, di come il pensiero funziona, di come fare a cambiare questo pensiero in modo da ottenere pace e felicità mentale. Per cui il primo livello, diciamo, che dobbiamo affrontare, che dobbiamo pensare, non è religioso, ma dobbiamo pensare come è possibile portare felicità nella mente delle persone dal punto di vista del pensiero. Questa è una delle mie responsabilità principali. Il secondo livello di responsabilità è il fatto che sono buddista. Per il fatto che sono buddista, fra le tantissime religioni che sono presenti nel mondo, non importa quali sono le loro differenze filosofiche, la cosa che hanno in comune è lo sviluppo dell'amore e della compassione. Per cui su quella base sono di beneficio alle persone che hanno relazione con quelle specifiche religioni. L'amore e la compassione a livello sociale è insegnato da tutte le religioni, per cui il concentrarci solo sulle differenze filosofiche e come storicamente è avvenuto, creare delle divisioni e dei conflitti fra le religioni è qualcosa di molto disdicevole. Invece noi dobbiamo vedere come comune che
E per cui invece di concentrarsi sulle differenze e combattersi l'un l'altro, che è veramente qualcosa di orribile, è veramente dei sistemi che servono a essere di beneficio alla mente della gente con l'amore e la compassione che hanno dei conflitti, è qualcosa di veramente pessimo. Per cui è possibile ottenere la pace nel mondo e avere una convivenza proficua e pacifica di diverse religioni in un stesso posto, per esempio l'India, per esempio i musulmani scia i vari gruppi musulmani di tradizioni differenti condividono lo stesso posto in India senza problemi da 2-3 mila anni. L'India sono presenti tutte le religioni del mondo e convivono pacificamente. Per cui c'è la religione cristiana, musulmana, anche zoroastri. Sono tutti presenti i grandi sistemi religiosi in India, per cui è possibile vivere insieme in un modo armonioso fra i vari praticanti di religioni. Per cui io, essendo un monaco buddista, questo è il secondo dei miei impegni nel mondo, l'armonia, promuovere l'armonia religiosa. In più, il terzo mio impegno è il fatto che io sono un tibetano. Per cui ho responsabilità in questa direzione. Però già da più di una decina d'anni ho abbandonato la scena politica, nella speranza che si sviluppi un sistema democratico anche. Con dei leader democratici. La cosa principale è la nostra cultura, nella nostra cultura la lingua che è veramente speciale. Per esempio, le culture antiche dell'India, come vi ho parlato prima, al tempo dei grandi imperatori come Sun Zengampo, eccetera, in Tibet, hanno costituito un linguaggio, la lingua tibetana, scritta e parlata, e nell'ottavo secolo hanno invitato Shantarakshita, il grande abate del Nalanda in India, che lui stesso disse: voi avete la vostra lingua, per cui non basatevi sul sanscrito o sul pali, ma traducete tutto nella vostra lingua, tutti gli insegnamenti. Per cui piano piano hanno cominciato a tradurre da allora i testi, coniando delle nuove parole, dei nuovi significati, apposta per quelle traduzioni. E costituendo una nuova lingua, diciamo, e per cui al giorno d'oggi questa è diventata la lingua più vicina all'antico sanscrito che spiega le scritture. Per cui Shantarakshita era un grande maestro del Nalanda, un grande maestro della tradizione sanscrita. Buddha Shakyamuni, i suoi insegnamenti sono in due tradizioni, quella Pali con i tre canestri e quella sanscrita, che è stata portata avanti dal centro di studi scientifici come il Nalanda. Che è diventato poi la tradizione più importante dell'insegnamento di Buddha, per cui Shantarakshita, il grande abate, venne dal Nalanda e lo portò in Tibet, proprio la tradizione stessa del Nalanda, e su quella base anche tutto l'aspetto filosofico buddista, che non si basa sulla fede cieca, ma sulle ragioni.
Per esempio, negli testi buddisti abbiamo i tre aspetti dei fenomeni, quelli evidenti, leggermente nascosti e molto nascosti. Quelli evidenti sono quelli che vediamo direttamente, che sono, diciamo, l'oggetto principale dell'analisi scientifica, occidentale. Per cui, poi sulla base del comprendere i fenomeni evidenti, ecco che con delle ragioni che seguono delle conseguenze, dal momento che è così, ne consegue che è così, dal momento che è così, questa sarà la natura, ecco che si possono comprendere anche fenomeni leggermente nascosti, che non sono evidenti. Ora, questo è il soggetto principale nelle spiegazioni scientifiche della tradizione del Nalanda, che si basano principalmente sulla cognizione valida. Per cui questo diventa estremamente importante. Che capendere come il Buddha Dharma della tradizione del Nalanda si studia sulla base della cognizione valida e le spiegazioni dei fenomeni leggermente nascosti sono estremamente profonde e su questa base ecco che si generano delle investigazioni che portano a comprendere i fenomeni molto nascosti. Per cui questa tradizione che è stata tutta tradotta dal sanscrito in tibetano è perfetta, è rispecchiata perfettamente dalla lingua tibetana e nei testi tradotti in tibetano, e questo è veramente qualcosa che appartiene al popolo tibetano, che non è esclusivamente da confinare nella cultura tibetana, ma dal momento che ecco perché è così di grande interesse nel mondo occidentale oggigiorno la filosofia e la scienza buddista. Ecco perché è così ha una porta così tanta attenzione. Per cui ci sono 100 volumi che riguardano le parole di Buddha, più di 200 che riguardano i trattati composti dai maestri indiani, principalmente in sanscrito. Tutti li abbiamo tradotti principalmente dal sanscrito, per cui se è estremamente importante la lingua tibetana per quanto riguarda lo studio del buddismo. Questa è la mia esperienza diretta. Per cui studiando questi testi, quando mi incontro con gli scienziati e con degli altri saggi, abbiamo uno scambio molto proficuo e sono molto capace di confrontarmi con loro. Per cui la nostra cultura fondamentale è basata sulla nostra lingua, per cui è importante mantenerle. Per me, e questo è il terzo mio impegno importante in questo monte. Infatti, oggigiorno che cosa facciamo? Non c'è niente di più profondo del significato contenuto in questi trattati, per cui per me è uno dei miei impegni fondamentali di mantenere questa tradizione, per cui il Buddha Dharma, in questo fin da piccoli. Proprio perché l'aspetto principale che è contenuto in questi testi è lo sviluppo della responsabilità universale, fin da piccoli i tibetani crescono con l'idea della compassione, dell'amore, della responsabilità universale, che è spiegata sulla base di ragioni valide, per cui diventa veramente. Le spiegazioni più profonde, vaste, si trovano nel Buddha Dharma. E questo ed è una mia responsabilità fare in modo che non degeneri e che venga mantenuto in questo mondo. Adesso è molti decenni che sono arrivato in India e per cui dal momento che questa tradizione proviene dall'India e poi dopo si sviluppò in Estremo Oriente, prima in Cina, per cui fin dai tempi antichi i grandi maestri indiani
hanno veramente fondato la loro conoscenza sulla cognizione valida, per cui oggigiorno vorrei che si risviluppasse in India e che l'India stessa diventasse, proteggesse questa loro tradizione. Per cui anche nel mondo anglosassone e occidentale questo è di grande beneficio. E comunque proprio per questa influenza forte del mondo occidentale, l'India ha un pochettino perso la forza di mantenere le sue tradizioni antiche, ma queste invece sono molto importanti. Adesso c'è un grandissimo sviluppo tecnologico in India. Per cui a questo punto sarebbe veramente importante che l'India riprendesse a mantenere queste cose estremamente speciali, che sono in realtà una delle tradizioni secolari, non religiose, che riguardano lo sviluppo della concentrazione, della saggezza, delle qualità mentali. Per esempio, Gandhi, nel secolo passato, ha praticato e è diventato l'esempio della non violenza nel mondo. Anche lui, per cui vedete che questi ideali che sono contenuti nella scienza della mente indiana, buddista, se fossero inseriti nel sistema occidentale di istruzione del mondo scientifico, sarebbe veramente di grande beneficio. Per cui oggi che siamo qui insieme con i miei amici, voi siete, se vi ritenete miei amici, tutti voi dovreste pensare in questo modo, a questi tre livelli. Dal momento che primo è dal momento che tutti gli esseri su questo pianeta vogliono essere felici e non vogliono soffrire, dovete ricercare quali sono le cause, le condizioni che portano alla felicità e che eliminano la sofferenza. Vorrei che investigaste queste cose e vedere come lo sviluppo tecnologico da solo, che non dà nessuna attenzione allo sviluppo interiore, ecco che ci sono tantissimi sviluppi di odio, attaccamento, avversione, competitività che portano tantissimi conflitti e problemi nel mondo. Per esempio nell'Abhidharma, quando si parlano dei vari periodi di problemi, di carestie, eccetera, però guardate dal punto di vista dei conflitti, quante persone muoiono nel mondo a causa dei conflitti, a causa delle guerre. E questo con lo sviluppo tecnologico è diventato molto più di danno. Una volta si usavano coltelli e spade, adesso invece con la tecnologia che pervade tutto il mondo diventa come estremamente importante l'armamenti e queste cose. Per cui che servono solamente a uccidere tantissime persone, per cui è molto importante estremamente importante fare in modo di diminuire questa corsa alle armi, perché questo non elimina la sofferenza degli esseri. Per niente. I conflitti non migliorano le cose, vengono da che cosa? Dall'attaccamento, dall'odio. E dall'odio ecco che viene la paura, e dalla paura vengono questi conflitti e le uccisioni. Per cui, in qualunque nazione essa sia, è impossibile che eliminino. Per esempio, nella prima guerra mondiale hanno provato a eliminare la Germania, poi dopo c'è stata la seconda guerra mondiale, poi dopo la guerra delle Coree. Per cui che cosa hanno fatto? Hanno avuto successo solo nell'uccidersi, ma non nell'eliminarsi completamente l'un l'altro.
per cui è estremamente importante creare un mondo privo di conflitti. Quelli, noi dobbiamo vivere insieme, siamo 7 miliardi di esseri umani e dobbiamo vivere insieme su questo mondo, per cui non è impossibile sulla base del fatto che non ci piacciamo l'un l'altro eliminarci. Invece dobbiamo sviluppare un dialogo per eliminare i nostri problemi. Questa è la realtà, è l'unica cosa che può essere veramente di beneficio per poter soggiogare le forze negative esterne. Per prima cosa dobbiamo utilizzare le armi interne, interiori, dentro di noi per pacificare i conflitti interni. Per cui questo è indispensabile, la scienza della mente che porta alla pace del mentale. Per cui l'amore e la compassione è qualcosa che appartiene alla natura degli esseri. Per cui questa è una ragione fondamentale della realtà. Già quando siamo nel ventre materno, più la madre ha una mente per cui che cosa vuol dire? Per cui e non solo, appena nati siamo presi in cura da qualcuno che ha amore e compassione, per cui la vita stessa comincia con l'amore e la compassione. Anche gli animali è così. Ecco perché hanno tutti affetto l'un l'altro con le proprie madri, anche gli animali, perché tutti noi, la nostra vita dipende dalle madri, dagli altri, per cui l'amore e la compassione è qualcosa di fondamentale della nostra natura, ma non solo, anche la società, le nazioni. Il benessere delle nazioni dipende dalla società, dal gruppo di persone, per cui e questo dipende dall'individuo. L'individuo dipende dagli altri, dalla società, no? Per cui non importa per quanto uno possa essere intelligente da solo, non potrebbe fare niente. Per cui la natura stessa della vita degli esseri è l'essere sociali. In passato c'erano i sistemi isolati, diciamo, c'era molto isolamento fra le varie comunità, mentre invece oggigiorno non è così. Nel mondo, sia dal punto di vista economico, sia specialmente dal punto di vista dell'ambiente, diventa qualcosa di tutti, per cui non solo qualcosa che è confinato alle nazioni individuali. Questo per cui il mondo è diventato un unico mondo per tutti. Per cui l'Est dipende dall'Ovest, il futuro dell'Ovest dipende dall'Est. Questa è la realtà. Per cui questo, essendo questa la realtà di tutti, comune, è estremamente importante proteggere l'ambiente pensando in questo modo, per queste ragioni. Pensando solo, questa è la mia nazione, questo è il mio posto, pensando solo così è molto limitato il pensiero. Noi dobbiamo pensare, avere un modo di pensare universale che abbraccia tutto il mondo. Questo è molto importante. Per cui, per quanto riguarda, a parte gli scienziati che lo spiegano, anche noi abbiamo l'esperienza diretta. Per esempio, all'inizio, quando arrivai a Dharamsala negli anni 60, nevicava tantissimo a Dharamsala, poi sempre è nevicato, sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno. Ecco perché, per esempio, in Afghanistan c'erano tantissimi laghi e adesso non ci sono più. Per cui questa è l'esperienza diretta che abbiamo, è la realtà.
e il mantenimento dell'ambiente nel mondo è la responsabilità di tutti noi, una responsabilità comune. Pensando in questo modo, la cosa principale che disturba l'ambiente, che cos'è? È la mente disturbata. Ciò che distrugge, che porta a distruggere l'ambiente. E per cui invece di prestare attenzione e sviluppare quella che è la nostra natura dell'amore e della compassione, la copriamo con lo sviluppo dell'egoismo, dell'odio, dell'attaccamento, della malizia, della paura. E in questo modo la mente continua a essere sempre più disturbata. Per esempio, io appena mi sveglio tutte le mattine, subito, immediatamente, rifletto di come tutti i fenomeni sono reciprocamente dipendenti. E questo è estremamente di beneficio. Appena apro gli occhi penso in questo modo, ma non solo. Su questa base, su questo tipo di saggezza intelligente, penso alla responsabilità universale. Per cui la visione della vacuità, del sorgere dipendente e della responsabilità universale sono la radice della felicità dentro di noi. L'egoismo è esattamente l'opposto. L'altruismo è la radice della felicità nostra e degli altri. Come dice Shantideva, tutte le sofferenze del mondo vengono dall'egoismo, tutte le felicità nel mondo vengono dall'altruismo, dal pensare agli altri. Per cui se non la persona che non pensa in questo modo non sarà mai felice nemmeno nella sua vita breve, per cui più abbiamo altruismo, più siamo felici, più abbiamo egoismo, meno siamo felici. Questa è esperienza diretta, per cui quando parliamo di menti, attitudini mentali di attaccamento e di odio, per esempio nella fisica quantistica, vedo che è di molto beneficio a contrastare le emozioni distruttive. Perché? Perché odio e attaccamento sorgono sulla base di quello di come appare la realtà, di dare per scontato che la realtà è esattamente quella. Nel momento in cui invece riflettiamo, andiamo a analizzare, ecco che dal momento che queste emozioni istruttive sono un'allucinazione, non hanno un sostegno nella realtà, nel momento in cui analizzi invece la realtà come esiste, diminuiscono. Per cui quando la fisica quantistica analizza come il fenomeno non esistono dalla loro parte così come appaiono, e alla fine dipendono dal soggetto che li osserva. Senza un soggetto che li osserva, quegli fenomeni non esistono più. Per cui lo spiegano questa cosa nella filosofia buddista, queste spiegazioni sono molto chiare e profonde. Per cui anche dal punto di vista della fisica quantistica non dobbiamo lasciare la realtà così come meramente appare, ma va ricercata, investigata se esiste veramente in quel modo o no. E questo che beneficio ha nella nostra esperienza? È per il fatto che le emozioni distruttive sorgono sulla base di una concezione della realtà sbagliata, così come spiega Nagarjuna. Eliminando le emozioni distruttive e le azioni che ne conseguono c'è la liberazione, e queste emozioni distruttive sorgono dalle concettualizzazioni sbagliate della realtà. Per cui nel momento in cui analizzi la realtà anche dal punto di vista della fisica quantistica e vedi come quel modo di apparire della realtà in cui crediamo implicitamente, sulla base della quale sviluppiamo attaccamento e odio, vediamo come non esiste, ecco che poi queste emozioni istruttive non hanno più una base per esistere, non possono più afferrarsi a niente. Per cui vedete come è estremamente importante
la scienza della mente, perché va a contrastare le emozioni distruttive che sorgono da una mentalità sbagliata, che concepisce una realtà in un modo sbagliato, così come che appare dalla sua parte esteriormente, oggettivamente. Anche la fisica quantistica dice che i fenomeni non esistono oggettivamente come appaiono, ma che sorgono in quel modo esclusivamente sulla base delle concettualizzazioni sbagliate mentali. Per cui tutti quanti noi non vogliamo essere, soffrire, vogliamo essere felici, per diminuire la sofferenza, solamente con la tecnologia dei fenomeni esterni no, non avviene. Per cui dobbiamo fare più attenzione allo sviluppo interiore, per cui è molto importante. Come cosa ci sono? Come cosa ci sono? Ecco, Sanità chiede quanto tempo è passato. Sono già passati 40 minuti. Ok. Allora, oggi may have some voi che more interest if I use my broken English. adesso forse vi interessa, siete più attenti se parlo nel mio inglese rudimentale. Since I become refugee in this country, Da quando sono diventato un why rifugiato in may I esilio say in questa nazione, da un punto di vista è una situazione molto sfortunata, però dall'altro punto di vista ho avuto moltissime più opportunità di incontrare con molti leader di varie religioni. E anche gli scienziati. Per cui questo è stato di grande aiuto per me. Penso sempre che se fosse rimasto nel Potala in Tibet, sarei rimasto molto ortodosso, diciamo, nella mia mentalità, ma proprio perché sono venuto in esilio e ho avuto l'opportunità di avere tanti scambi incontrando tanti tipi diversi di persone, per cui dal momento che il mio cervello è molto intelligente di base, per cui ho avuto tantissimo aiuto a cominciare a avere delle discussioni intelligenti con scienziati, filosofi. I already mentioned in Tibetan, my fourth Per commitment, cui, number come ho one detto, commitment, in tibetana unjust ci sono il mio primo one of the impegno è il 7 fatto che million sono un essere umano e mi to be considero our uno dei social partner. 7 miliardi degli esseri umani, e proprio perché My siamo main degli condition, animali future, sociali, depend on the community. il mio futuro So dipende now dalla today's comunità. Per reality, their cui whole oggigiorno la 7 realtà million being, their è future che tutti questi, depend on noi them. 7 milioni, So 7 therefore, miliardi di esseri now some scientists senzienti, of success umani, il nostro futuro are social partners. è Therefore, reciprocamente to be dipendente. Anche gli scienziati dicono che siamo degli animali sociali, serious about the rest of per the cui community. dobbiamo essere So seriamente some scientists preoccupati say per il they resto della nostra comunità. more sort of Alcuni sense of concern for scienziati community is more realistic. hanno compreso che Because è we più are è social un animals. pensiero più realista essere inclini a We are pensare alla social comunità animals. che a se stessi, Instead, proprio perché la we are realtà è che ourselves siamo animali sociali. E il citizens. pensiero che We are invece not the è property. confinato solo a se Therefore, stesso, al proprio bene, è sbagliato in confronto take alla more realtà, in rispetto alla realtà, per cui dobbiamo humanity. pensare di più all'umanità, al bene Then, comune dell'umanità. my second commitment, Poi I il must mio impe secondo for impegno è che sono, proprio perché religious sono buddista, harmony, per very important. cui è All the importante religious nations, despite difficulties, sostenere
l'armonia religiosa di tutte le tradizioni religiose, anche a discapito delle differenze filosofiche, perché tutte portano lo stesso, comunicano lo stesso messaggio di amore, di perdono, tolleranza, soddisfazione, autodisciplina. Questi sono insegnamenti comuni a tutte le religioni e se seguiamo in un modo corretto le nostre tradizioni religiose, questi ideali, queste pratiche, per esempio in India, da più di 3.000 anni varie tradizioni e religioni di tutto il mondo vivono insieme, anche se ci sono occasionalmente dei piccoli problemi, ma in generale vivono insieme in armonia. Per cui perfino i zoroastri, i cristiani, ebrei, islam, tutti sono venuti a vivere insieme in India. A volte succedono dei problemi, ed è comprensibile, ma in generale no. Per cui questo è il segno perfetto che è possibile che tutte le varie differenti religioni vivano insieme in armonia. Questo è il mio secondo impegno che fino alla morte porterò avanti, dovunque vado, vado a offrire il mio rispetto alle comunità religiose musulmane, cristiane, indo, vado anche nei tempi Jain, dovunque quando ho l'opportunità vado ad offrire il mio rispetto. Perché? Perché ho questa convinzione che dell'armonia religiosa, così come l'avevano i fondatori di queste religioni. Per cui l'armonia religiosa sottolinea la grande potenzialità di tutte queste religioni a costruire un mondo, a provvedere un mondo più pacifico, più felice. Per cui, ecco perché questo è il mio secondo impegno. Il mio terzo impegno è il fatto che sono tibetano. Per cui, essendo tibetano, ho responsabilità verso i miei 6-7 milioni di tibetani che hanno fiducia in me. Per cui, ho responsabilità in quella direzione. E anche fra i cinesi ci sono tantissimi buddhisti che hanno fiducia in me. Per cui, il mio impegno principale per quanto riguarda il Tibet, benché ho abbandonato completamente la scena politica, è la cultura tibetana, la conoscenza, la saggezza che viene dall'India. E ho visto che questa conoscenza buddista che abbiamo mantenuto per più di 1.000 anni in Tibet, che in un modo completo e profondo, per cui quando incontro gli altri miei fratelli e sorelle buddisti che vengono da altre nazioni, lo dico loro che la nostra conoscenza diventa estremamente di beneficio, specialmente quando parlo con loro. Ho molti bravi amici da Burma, per esempio, da Sri Lanka, nella Cambogia, dal Laos, che seguono la tradizione Pali del Buddha, che è una tradizione meravigliosa, che è la base, il fondamento di tutto l'insegnamento di Buddha, ma non hanno enfatizzato troppo lo studio della logica che viene nella tradizione sanscrita, per cui a volte scherzo con loro. E dico ai miei fratelli e sorelle buddiste che vengono da queste nazioni, dico che seguono solo la tradizione Pali, a volte scherzando con loro, dico: Sanskrit teeth. e,
gli dico, per veramente assaporare la profondità dell'insegnamento, dovreste avere i denti della tradizione sanscrita che analizza il significato. Per cui spero che i buddhisti nelle differenti parti del mondo prestino più attenzione allo sviluppo della logica. Buddha stesso ci ha detto quello che ti ho insegnato, ci ha detto, non devi accettarlo per fede cieca, ma analizza, studia. E poi, se con questo studio e analisi ti porta a comprendere che hanno una base solida e con ragioni, accettali. Questo Buddha ce l'ha detto. Voi monaci e saggi, non accettate quello che vi dico per fede cieca, ma analizzatelo come l'oro fa analisi in tre modi, e solo allora accettatelo. Questo è un modo scientifico che enfatizza il Buddha. Per cui la meditazione analitica è estremamente importante. Nella tradizione buddista tibetana abbiamo mantenuto veramente la tradizione che è stata portata da Shantarakshita nell'ottavo secolo dal Nalanda, che era un logico incredibile. Lui ha composto dei testi che ancora stiamo studiando sulla logica, che sono fenomenali. Per cui questa conoscenza tibetana che abbiamo noi la trovo veramente di grande beneficio, che va mantenuta. E per questo la lingua tibetana è importantissima. Ecco perché nell'ottavo secolo cominciarono il sistema delle traduzioni in Tibet, perché Shantarakshita stesso disse al re tibetano: Gesun Denpa, dal momento che voi avete la vostra lingua, invece di studiare il buddismo in sanscrito, traducete tutti questi testi. Per cui adesso gradualmente ci sono più di 300 volumi che sono stati tradotti, mentre invece dalla tradizione Pali il Vinaya, e invece i testi della filosofia della cognizione valida, di Madhyamika, della via di mezzo, eccetera, che sono principalmente la tradizione sanscrita, sono contenuti nella cultura tibetana, per cui la cultura, la conoscenza tibetana è molto utile. Dicono la gente che dice che il Tibet è il tetto del mondo. I fiumi più importanti, i corsi, le sorgenti d'acqua più importanti che vanno dalla Cina al Pakistan, hanno le loro sorgenti nell'altopiano tibetano. Per cui durante la mia vita, nella prima parte della mia vita, attorno a Lhasa, c'erano delle montagne che avevano tanta neve, e poi piano piano, decennio dopo decennio, sempre di meno, per cui l'ambiente con il riscaldamento globale sta avendo dei grandissimi problemi. Questo è un problema molto importante in cui noi dobbiamo prestare più attenzione anche all'ecologia. Per cui il mio impegno è quello di mantenere il sistema ecologico, specialmente del Tibet. Anche alcuni leader cinesi hanno questa attenzione. Questo è bello. Per cui, da questo punto, il testo di Nagarjuna, che è uno scritto di Nagarjuna, la collana preziosa dei consigli per re,
Aryadeva, che era il suo discepolo principale, nei suoi scritti, che prima ha detto: per prima cosa elimina ciò che non è meritevole, poi ferma il sé e alla fine abbandona tutte le visioni. Questo nelle 400 stanze. Per cui oggi la spiegazione riguarda il primo passaggio. Per prima cosa ferma tutto ciò che non è meritevole, per cui tutte le azioni non meritevoli, le 10 non virtù, l'abbandono delle 10 non virtù sono le cause fondamentali assieme a altre 6, per cui 16 cause fondamentali per l'ottenimento degli stati elevati. Per cui l'abbandono delle 10 azioni non virtuose, in aggiunta a questo l'abbandono dell'alcol, del mezzi di sostentamento sbagliati, ingannevoli. Il terzo è il non danneggiare gli altri, perfino i piccoli insetti. Poi il quarto è fare generosità con rispetto, anche sia dal punto di vista dell'ambiente, delle risorse, eccetera. Ci sono tantissimi che muoiono per queste condizioni, per cui aiutare il più possibile fa parte della generosità data con rispetto, non vedendo quelli poveri e quelli che aiutiamo come inferiori a noi, ma con affetto e rispetto aiutarli. Questo è il quarto di queste azioni, per cui coloro che sono gli anziani, i poveri, coloro che sono in situazioni di grandi problemi, eccetera. Per cui insegnare loro il Dharma, dare loro consigli, e poi il 3, 4, 5, poi il proteggere con amore. Per cui queste sono, assieme all'abbandono delle 10 azioni non virtuose, le 16 cause fondamentali per l'ottenimento degli stati elevati. Per cui se noi pratichiamo bene queste 16 cause, avremo una vita lunga, avremo una vita di agi, avremo tanti amici, avremo tanto sostegno dagli altri. Per cui queste cause riguardano il primo, l'abbandono, per prima, come dice Aryadeva, per una cosa ferma tutto ciò che non è virtuoso. Poi il secondo, per cominciare, il secondo soggetto, alla fine, nel mezzo, dopodiché abbandona il sé. Che cosa vuol dire il sé? L'egoismo e la concezione del sé. Come dice Chandrakirti, tutte le emozioni distruttive sorgono dal considerare un sé nella raccolta degli aggregati transitori, per cui per prima cosa lo yogi abbandona la concezione del sé. Questo è parafrasando un passaggio di Madhyamika di Chandrakirti, per cui noi abbiamo gli aggregati psicofisici, corpo e mente. Questo il sé in relazione, quando diciamo io, il mio corpo, la mia mente, noi diciamo no, per quando diciamo il mio corpo, la mia mente, questo sé che è il padrone del corpo, della parola e della mente, dov'è questo sé? Nel cercare, se ricerchiamo questo sé, investighiamo dove sia questo sé, ciascuno di noi, anche nel Sutta del Cuore, che dice la vacuità, la forma è la vacuità è la forma, la forma non è altro che la vacuità, la vacuità non è altro che la forma, o anche nel Tantra, quando recitiamo il mantra Om Subhava Shuddho Sarva Dharma Subhava Shuddho Om,
Om, che sono le tre sillabe O, A, Um, che rappresentano corpo, parole, mente, in dipendenza del quale il sé è designato, Shuddha, Om Swa Bhava, Shuddha, Swa Bhava Shuddha, che vuol dire non intrinsecamente esistente, per cui un sé che utilizza il corpo e la mente, Sarva Dharma Shuddha, Sarva Dharma Swa Bhava Shuddha, per cui questo il sé privo di esistenza intrinseca, che un sé che se lo cerco non lo si può trovare, questo un sé che dice il mio corpo e la mia mente, che dipende dal corpo e dalla mente, se lo cerco in quel corpo e nella mente, questo sé non si trova, per cui anche nelle pratiche, diciamo, io stesso e le divinità, gli ambienti sono privi di esistenza intrinseca, eccetera. Quando riflettiamo in questo modo, per cui questo modo di concezione viene fermata riflettendo in questo modo, e eliminando questo diminuiscono le emozioni distruttive, esattamente come spiega nella scienza quantistica. Questa concezione concreta, pensando anche dal punto di vista della fisica quantistica, diminuisce, e questo riflette esattamente le spiegazioni buddiste, di come questo deriva dall'attenzione mentale completamente sbagliata rispetto alla realtà, e di come questa viene dalle concettualizzazioni, dalle elaborazioni del concepire un sé. Per cui questo è spiegato nella filosofia buddista, ma anche chi non è buddista, pensando in questo modo, avrà dei grandi benefici, perché la realtà, ecco perché nella preziosa ghirlanda, nella collana preziosa dei consigli per re, ecco, questi sono l'ottenimento degli stati elevati sulla base delle 16 cause. Santità ha recitato i passaggi che vedrete nel testo, nelle strofe iniziali, nelle prime almeno 30 strofe, ha fatto un riassunto, per cui queste 16 cause sono un comportamento che non è religioso, è di beneficio a chiunque, sia che sia religioso che non lo sia. Adesso dove siamo arrivati? Tende, I enjoy tea, you visualization and enjoy tea. Mi sto divertendo a immaginarvi. Ecco, per cui dice la strofa 23, tramite queste pratiche ci si libera dall'esistenza degli esseri infernali, preti, animali, rinascendo come umano devo, si ottiene tante felicità, fortuna e potere. Ecco, siamo arrivati qua. Questo fino qua riguarda l'ottenimento, le cause che portano a ottenere gli stati elevati.
increasing. Per cui il next few decades, il riscaldamento globale continua ad aumentare e nei prossimi decenni questo può diventare una condizione in cui i fiumi si prosciugano e la terra verde diventa deserto. Nello spazio di qualche decennio, questo molti scienziati lo dicono, per cui dobbiamo veramente prestare attenzione all'ecologia, è molto importante. Per cui il mio impegno principale per un'umanità felice, dobbiamo costruire dovunque vediamo dei conflitti, abbandonare l'uso delle armi e tramite il rispetto reciproco e il dialogo risolvere i problemi. Questo io lo dico sempre, questo secolo, il ventunesimo secolo, deve essere il secolo del dialogo. E ogni volta che ci sono delle incomprensioni, dobbiamo considerare l'interesse comune, delle soluzioni comuni e trovare soluzioni in questo modo. Per cui l'uso delle armi è inutile. Per cui alla fine questo mondo deve essere un mondo privo di armi, è estremamente importante, privo di demilitarizzato. So now, this first time, I'm hoping, per cui from time to time. Questa è stata la prima volta, spero di incontrarvi in questo modo ancora e di parlare, di scambiare e alla fine poi potremo organizzare un qualche metodo per fare anche delle domande. Fisicamente siamo distanti, ma con questo tipo di strumenti tecnologici possiamo incontrarci e discutere. Per cui adesso vi saluto. Buonanotte e buongiorno e ci vediamo domani. Grazie.